quattro passi dentro la passione del Signore per cogliere il senso della nostra salvezza. Innanzitutto la lezione del Calvario è semplice: non abbiate paura. Alla lunga tutti convergeremo sul progetto di Dio. Ecco, hai ascoltato il cantico del servo di Yahweh? Ecco, il mio servo avrà successo. Comprenderanno, che è una parola chiave. In realtà la gente non è che minimizza la passione del Signore, non la sa, non la capisce. Il secondo momento è di questa lezione del Calvario: Dio si è fatto carico di noi. Era come uno di fronte al quale ci si copre la faccia, era un modo molto ebraico di far così per evitare di vedere una cosa orribile. Si è caricato delle nostre sofferenze. Il secondo passo è di chiederci insieme il perché della croce. Solo con la grande fatica di Dio, il dolore, la sofferenza, la morte, si recupera il gran pasticcio che noi tutti abbiamo provocato con i nostri peccati. Ciascuno di noi ha portato il suo mattone per costruire la torre di Babele, la torre che è del nostro tempo, la costruzione di una società che crede di poter fare a meno di Dio. Qual è il prezzo della redenzione? Ci siamo fatti schiavi, siamo schiavi. Come si fa a essere liberi? Il tema stasera è la libertà. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe siamo guariti. L'immagine è un'immagine forte. Ricordate il maratoneta che, pur di salvare tutta Atene, corse fino a morire? Non si badò a se stesso, dette la vita per gli altri. Così Gesù, che corre avanti dentro la nostra storia per aprirci la strada. Qual è il danno dell'ingiustizia? Eravamo sperduti come un gregge, con oppressione ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Il giusto mio servo giustificherà molti, intercedeva per i peccatori. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, non sanno. Hai capito? C'è bisogno di insegnare, di tornare a far sapere
tornare a formare alla libertà. C'è bisogno di educare. L'ingiustizia è come una grande frana che ha occluso le vie di fuga, come abbiamo saputo in Abruzzo, quando caduto l'albergo non c'era via d'uscita, come il grande momento dell'alluvione negli Stati Uniti, dove malgrado tutta la loro forza, tutti i loro soldi, città intere sono andate sott'acqua e morti che nessuno ha mai contato. Terzo passo. Il racconto che i nostri ragazzi, secondo l'uso antico, hanno drammatizzato stasera, sono stati i compagni di San Giovanni che con passione vibrante ci ha raccontato quello che hanno fatto al suo amico Gesù. Occorre contemplarla, la passione, per capirla e trarne giovamento. Intanto il Getsemani, di là dal torrente Cedron, alla pendice che sale verso la via corta che porta alla casa degli amici di Gesù, era un posto ben conosciuto, ben saputo, e ti trovi il rovescio di quello che sarebbe dovuto succedere, tutto il rovescio. Pietro, che giura fedeltà e dice ci penso io, al momento importante Pietro dorme. Giuda lo vende, eppure era uno dei dodici, un amico. C'è qualcuno in chiesa che può ricordare di come un amico lo ha tradito? Purtroppo sì. Il Tempio, che ancora oggi è considerato, avete in mente le file dei nostri fratelli ebrei che vanno a pregare alle mura, a ciò che resta delle mura del Tempio, è il simbolo della libertà di Israele. Che fa il Tempio? Manda i soldati e succede che la giustizia di Israele condanna Dio. Dov'è il nostro popolo stasera? Fa compagnia a quello di Gerusalemme. La Chiesa di Gesù appare così inadeguata. Non riusciamo a parlare di una generazione all'altra, manchiamo di relazioni, questo è il grande danno del momento che stiamo facendo, diciamo delle parole ma non riusciamo a passare i contenuti. Che credete, che i nostri ragazzi siano peggiori di come fummo la mia generazione di sessantottini? No, non sono peggiori, sono soltanto incapaci di capire la lingua che noi usiamo.
E allora provvede Gesù in croce. Attenti, perché sono gli strumenti della passione, sono le pregiudizi, le prevenzioni ideologiche. Qualcuno mi sa spiegare perché il Papa Francesco non viene ascoltato? Anzi, c'è un gioco a fraintenderlo, perfino tra i cardinali. Come mandare i soldati al più mite degli uomini? Qualcuno sa esattamente come è fatto un flagello? L'avete mai visto un flagello? Corde corte, spesso di cuoio, con in cima a punta, fissati in cima, degli aculei di piombo o di ferro. Il Cristo è flagellato, cioè il dolore di portargli via la pelle e la carne per la schiena. Ma ci avevano studiato per far male, eh? Non era venuto a caso. Già Orazio aveva detto divinum lenire dolorem. E ci sono uomini oggi che si inventano di far male agli altri, trovare il modo di fare male. Dove stanno? Da che parte stanno i cristiani? Con chi lenisce il dolore? Che te ne fai di tutte le diplomazie se non si pone a fermare i matti? Cosa avrà fatto più male a Gesù, i flagelli sulla schiena o l'essere portato in giro con la corona di spine? L'insulto di farlo re di burletta in mano a un branco di disperati e disgraziati, l'arte malefica del deridere le scelte per Dio, mi porta via dalla Chiesa aretina una larga componente di ragazzi. Ci crescono accanto e poi spariscono, perché c'è chi trova piacimento nell'allontanarli da tutti noi. E la Chiesa, che deve essere missionaria stasera, cerca di guardare al crocifisso per ritrovare la pazienza e la via crucis. Lo misero in croce tra due malfattori. È come l'uomo del nostro tempo caricato di mali evitabili, le famiglie divise, le povertà effetto della cupidigia di pochi, la mancanza di lavoro per un processo complesso che però ferisce la moltitudine, una parte di mondo che muore di indigestione
e una grande maggioranza che muore di fame. Cosa dice il crocifisso? Dice: accostiamoci con fiducia, perché Gesù seguita a fidarsi di noi, non ci sta abbandonando. E malgrado le bombe più potenti di quelle di Hiroshima, Gesù non ci sta abbandonando. Siamo colpevoli di ignavia, non abbiamo fermato la guerra, poi saremo tutti pronti a piangere se scoppia. Avete ascoltato Papa Francesco che ha detto che stiamo facendo una guerra a pezzi? Il popolo non insorge qui perché la guerra, stanno bene attenti, che non venga qui. Ma altrove fa male. Fa male. Com'è che Gesù salva? Con obbedienza al Padre. Si fida di Dio. Vorrei concludere questo tentativo di meditare con voi, figli amati, figlie carissime per me. Vorrei concludere questa riflessione sulla passione del Signore dicendo: fidiamoci di Dio. Per quanti guai tu puoi avere, per quanto dolore ti puoi trovare nel cuore, per quanta difficoltà ci può essere al mondo, fidiamoci di Dio. Non ci abbandona. Gesù ci vuole bene.